Premesso, non lamentiamoci con quello che è accaduto ai nostri connazionali nelle Marche, dobbiamo solo ringraziare la fortuna. Detto questo, è da ieri pomeriggio che la bora sembra non volersi attenuare. La forza del vento, dei report che abbiamo al momento, ha causato diversi danni, però fortunatamente tutti non gravi, quali alberi caduti in Canal di Valle a Calino, un po' di tegole volate via dalla loro sede, qualche camino caduto, antenne e grondaie pericolanti. I vigili del fuoco stanno intervenendo in continuazione per le varie criticità, dando priorità a seconda della pericolosità della situazione. Ormai è evidente che il clima è cambiato ed è assolutamente necessario iniziare a ragionare. Progettare e legiferare con questa nuova realtà dei fatti. Le grondaie dovrebbero essere fissate in modo da poter resistere alla maggior forza del vento e per quanto riguarda i tetti abbiamo avuto modo di vedere quante tegole sono state strappate dalla violenza dell'ultimo colpo di downburst dell'agosto scorso. Tantissimi sono stati i tetti che hanno subito danni anche in centro storico. Come è noto, riparare un tetto costa cifre importanti e la sovrintendenza obbliga chi riqualifica i tetti in centro storico addirittura a rimettere le tegole vecchie. È corretto tutelare, ma diventa irragionevole sborsare cifre da capogiro, magari indebitandosi per sistemare un coperto con la paura di ritrovarsi col prossimo evento o meteo eccezionale al punto di partenza. Sarebbe logico quindi consentire l'utilizzo di tegole adeguate alle condizioni meteo attuali, che ormai non sono più eccezionali ma ricorrenti. Ci permettiamo di suggerire che la Regione Veneto e ogni riferimento ai nostri tre consiglieri regionali è puramente voluto, dovrebbe normare questa possibilità e non lasciarla alle mere competenze di qualche istituzione. Il ponte della Fossetta, chiuso da anni per disposizioni assurde, insegna.